Buongiorno e bentornati a questa serie di video in cui vi aiuterò a raccontarvi un po', tra virgolette, gli easter eggs, a commentare la puntata, a recensire anche un po' la puntata, se vogliamo. 42. Premetto già che sono stati 10 giorni parecchio complicati a livello personale. Il mio complicato è sempre positivo, però insomma è stato impegnativo, per cui non ho fatto in tempo a realizzare questo video e mi sono preso un paio di appunti perché la memoria comincia a vacillare e la puntata di 10 giorni fa me la ricordo sempre poco, per cui mi capiterà spesso di leggere un attimo nel gobbo. Allora parto immediatamente col parlare, col dire che ormai The Bad Batch è una bomba assoluta, nonostante che l'episodio 10, cioè quello della settimana scorsa, fosse tra virgolette un po' più verticale degli altri, in realtà fa parte ormai di questo ritmo, di questo bulirone di ritmo in caduta libera che ci sta portando verso il finale. Mancano ancora più o meno 5 puntate, anzi più o meno direi 5 puntate, non ho la certezza, ma ovunque leggo 16 episodi, siamo all'undicesimo, per cui mancano 5 puntate. E sembra che vada giù a capofitto col ritmo, con le emozioni, con anche l'orizzontalità, perché anche l'episodio 10 non era certo orizzontalissimo come gli altri, ma comunque ci ha dato un grosso tassello per andare avanti in questa storia. E soprattutto è stato un episodio strepitoso. Faccio un'altra piccola premessa. La mia premessa è che dal decimo episodio li guarderò tutti in una piccola sala cinema con un audio Dolby importante, uno schermo gigante, per cui la mia percezione è un po' diversa dagli episodi prima. È importante, in positivo, perché nell'episodio 10, che si chiama, e qui lo vado a leggere perché non me lo ricordo più, che si chiama Terreno Comune, assistiamo ad una battaglia in questo pianeta che si chiama Raxus con i camminatori AT-AT. E col Dolby che avevo in questa piccola sala cinema veniva veramente giù tutto. Voglio fare un altro piccolo cappello su sta cosa che vi sto martoriando i maroni da quando abbiamo iniziato questo format, è il fatto che la regia di queste serie animate non siano, di queste puntate di queste serie animate, non siano assolutamente a livello di tutte le altre serie animate. È una regia completamente cinematografica. Il dettaglio, il disegno è una roba completamente folle che io onestamente non ho mai visto. Non ho mai visto né in Rebels né tantomeno in The Clone Wars, per cui sta cosa sta ogni tanto mi inganna e mi dà la percezione, anche questo ve l'ho detto più volte, di non guardare una serie animata ma di guardare una vera e propria serie TV in live action, per cui faccio fatica veramente ad essere obiettivo, perché quando c'è il discorso live action o quantomeno questa percezione, la mia valutazione cresce perché mi faccio trainare dalla storia in maniera più consistente. E se considero che è una serie animata, per me è fonte di grande soddisfazione e di grande vanto per Lucasfilm. Per cui molto bene. Nell'episodio 11, che si chiama Terreno Comune, vediamo ancora una volta il gruppo Bad Batch dividersi da Omega. Omega comincia a averne i maroni pieni, non ne può più perché lei si sente pronta. Le puntate ci raccontano che lei ha una marcia in più. Non capiamo ancora. In questa puntata scopriremo una cosa importante. Adesso ve la spoilerò già, mi sono segnato un po' di appunti, ma questa è forse la parte più importante della puntata per quel che mi riguarda. Scopriamo questa sua grande propensione per la tattica, per la guerra tattica. Tanto che nel locale di Sid sbanca battendo chiunque agli Holoscacchi Dejarik. Se vi ricordate, gli Holoscacchi sono famosissimi, li abbiamo visti in A New Hope, li abbiamo visti in The Force Awakens, li abbiamo visti anche in Solo. Insomma, sono quegli scacchi olografici composti da diversi mostri che si combattono l'un l'altro in questa scacchiera circolare, abbiate pazienza, sempre e comunque. Per cui lei, con una facilità estrema, vince di brutto, tra l'altro contratta con Sid, riesce ad avere il 60% delle vincite, lasciando il 30% all'ospite, al padrone, alla padrona del locale, per cui scopriamo questa nuova sua abilità che ci dà un po' da pensare. E adesso è scoppiato un po' questa cosa online, sul web, di qualcuno che sospetta che possa essere potente nella forza, qualcuno che sospetta, io faccio parte di questa fascia di sospettosi, che possa avere tutte le qualità di tutti i cloni, no? O quantomeno tutte quelle di Jango Fett. Per cui, insomma, è molto interessante anche scoprire questa cosa. Io sostengo che non gli doneranno i poteri della forza perché forse andrebbe
un po' a essere a ridondare con quello che sta succedendo in The Mandalorian. Già c'ha tante similitudini in questa serie, per cui mi viene da pensare che lei sia veramente un clone puro a cui hanno fatto diversi esperimenti, diversi innesti, aumentando tutte le sue capacità, però sempre per quello che riguarda il comando dei cloni, per cui potrebbe avere veramente il pacchetto completo. Io la penso così. E in questo modo che succede? Parto direttamente dalla fine, nonostante la verticalità di questa puntata, che però ci serve a capire quanto sia opprimente l'impero in questo momento, quanto non sia più quello gioioso che vedevamo dal punto di vista della Bad Batch nelle prime puntate, in cui vedevamo i vari pianeti gioire del fatto di essere liberi perché era stata vinta la guerra con i separatisti. Cominciamo a sentire un po' il peso, c'è qualcosa che non va, i popoli nei vari pianeti si stanno accorgendo che questi blocchi, questi embarghi cominciano ad essere un po' pesanti e cominciano a dire: ah, però aspetta, no, sta cosa qui non va. E in questa puntata lo scopriamo con appunto Raxus, che era un ex pianeta, se non ricordo male, la capitale del, qui leggo perché non me lo ricordo veramente mai, allora era la capitale della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, ovvero i separatisti. Io li collego sempre ai separatisti, per cui era un pianeta importante, soprattutto nemico dei cloni. E questa cosa nella puntata lo scopriamo, perché The Bad Batch, essendo formata da cloni, non è molto contenta e convinta di andare a salvare un vecchio senatore, un ex senatore dei separatisti, quando in realtà scopriamo, e questa cosa ci dà più profondità alla guerra dei cloni, ci dà molto più profondità un po' alla saga, perché nella prequel trilogy abbiamo sempre visto i separatisti come i nemici, no? Punto e basta, i cattivi. In realtà scopriamo che avevano comunque un ideale, e in questo contesto, in questa puntata, questa cosa la percepiamo un po' di più, per cui direi che non è assolutamente male come avanzamento politico di tutta la saga. Per cui alla fine lo salvano comunque, e scoprono tra l'altro che è anche decisamente in gamba questo Sing, con questo bellissimo holo binocolo, tra l'altro con questi primi piani in questa serie animata assurda che non capisco perché sia così cinematografica, mi gas di brutto. Vediamo palesemente questo holo binocolo che olo monocolo, non olo binocolo, che trasmette la lente, no? Come il classico, no? Come posso dire, senatore o elegantone dell'Ottocento. Insomma, qui vediamo un lavoro di design incredibile in questo melting pot, questo mix di culture. Sapete che Star Wars è bellissimo anche perché ci dona questo mix di culture appartenenti alla nostra cultura terrestre reale, attingono a tutte queste cose qui, per cui vediamo il senatore che si chiama Sing, un cognome tipicamente indiano, la struttura di Raxus che è estremamente nord europea, no? Un po' londinese, un po' austriaca, il suo costume che ricorda i corpetti austriaci, insomma è tutto un bel mistone che durante questa guerra che vediamo all'interno di Raxus è veramente fighissimo. Questi AT-TE non sono mai stati così dettagliati, potenti, possenti e anche terrificanti, se vogliamo, con l'aggiunta del Dolby Surround. Ogni volta che si muovono, bim, bam, vibrava tutto, il suono delle giunture, il rumore delle giunture che è esattamente quello degli AT-AT e via dicendo, insomma è veramente, trovo che sia stupendo. Mi è piaciuto da morire anche perché nella parte iniziale, durante il discorso al popolo, lui cambia idea, perché dice: no, io non sono d'accordo con l'impero, viene appunto arrestato, e vediamo anche questa è lì che ho capito che i separatisti in realtà non erano solo cattivi, ma in realtà avevano un ideale che non era quello dei buoni, tra virgolette, e magari era buono anche dal loro punto di vista. Per cui, insomma, interessante, lo mettono in galera, lui dà un compito al suo droide, che è un altro droide della serie RA7, che anche qui l'abbiamo visto in The Mandalorian, in Rogue One, nella trilogia classica, in Solo, insomma, lo si vede spessissimo, quello lungo che ha questo design, secondo me, strepitoso, è uno dei miei droidi preferiti, si chiama anche GS8, e non è un BMW. Comunque, vediamo insomma questa puntata divisa in due location, cioè Ord Mantell, dove appunto vediamo Omega acquisire le sue abilità. In realtà vediamo Omega in partenza, è molto triste perché viene messa da Sid a fare le pulizie, a fare un po' la schiavetta della situazione per passare il tempo finché la Bad Batch non tornerà a prenderla. E questa cosa mi ha ricordato tantissimo Watto col giovane Anakin. È un dualismo secondo me anche voluto e cercato, e funziona molto bene, ma poi
poi scopriamo che lei in realtà ha questo, appunto, questo talento tattico nel giocare agli oro scacchi Dejarik, che la porterà, e cosa molto importante, a saldare il debito tra la The Bad Batch e Sid, per cui sì, è una puntata verticale, ma ci porta parecchio avanti, sganciandoci dalla Trandoshana che li ha tenuti, tra virgolette, in ostaggio, lasciandogli dei lavori da fare proprio per pagare il loro debito. Leggo un attimo gli appunti, se c'è qualcos'altro che mi sono dimenticato, direi di no. Vediamo due V-Wing stavolta imperiali, li abbiamo sempre visti della Repubblica, anche nel momento stesso in cui la Repubblica tradisce i Jedi, tradisce, viene lanciato l'Ordine 66. Vediamo la nave di Palpatine che porta un Anakin ormai divelto, distrutto, per trasformare un Vader, perché è già Vader in episodio 3 Revenge of the Sith. Lo vediamo portare in questa torre molto oscura all'interno di Coruscant, ed è appunto accompagnato da due V-Wing, sono quelli un po' strani a forma di V, non so se l'avete capito, mi sembra abbastanza chiaro, ma tutte le categorie di astronavi, le categorie, i soprannomi delle astronavi, i nomi tecnici che sono V-Wing, A-Wing, Y-Wing, eccetera, eccetera, raccontano un po' la forma dell'astronave stessa. Queste sono a forma di V, guarda caso. Molto bene, molto bene. Ritroviamo i due soliti avventori del bar di Sid, che sono Bolo e Catch, il Litoriano e il Weequay. Poi vediamo anche un altro bel easter egg, un grande ritorno, anche questo uno dei miei droidi preferiti, cioè il droide volante IT-0 o ITO, non ho ancora ben capito la differenza tra le due, perché in alcuni blog viene scritto IT-O, in alcuni blog IT-0. Insomma, è il droide palla che vola, che con la siringhina per interrogare, torturare, quello che volete, lo vediamo anche in episodio 4, che viene utilizzato da Vader ai danni della principessa Leia. Una piccola cosa interessante che vi invito a notare recuperando i film, ma anche lo vedete anche nelle serie animate, se ci fate caso, la palla è composta da due calotte di droide R2. Se ci guardate, sono esattamente le calotte di R2, due staccate e unite. Guardateci che il disegno è riconoscibilissimo.